Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò la RM10 Bombusca che Rockstar ha rilasciato questa mattina su GTA Online. Questo velivolo è acquistabile sul sito Overstock Cash & Carry, ovvero il sito militare, al prezzo di 4 milioni e 450 mila dollari, il prezzo scontato, e 5 milioni e 918 mila e 500 dollari, il prezzo standard. Questo velivolo possiede 6 posti ed è un velivolo davvero gigantesco. Se possiedete un hangar, quando acquisterete questo velivolo, il velivolo sarà depositato all'interno del proprio hangar. E dato che questo velivolo occupa un sacco di spazio all'interno dell'hangar, il proprio hangar sarà pieno di velivoli parcheggiati all'interno, quindi non avete lo spazio sufficiente all'interno dell'hangar per parcheggiare il Bombusca, questo velivolo sarà depositato al deposito dei velivoli dell'hangar. E poi dal menu gestione velivoli dell'hangar potete scegliere se parcheggiare all'interno del proprio hangar il Bombusca, mandando al deposito i vari aerei e elicotteri che avete nel proprio hangar che occupano il posto del Bombusca. Potete modificare questi velivoli solamente se all'interno del proprio hangar ci sarà l'officina aeronautica. Le modifiche che si possono applicare a questo velivolo sono le armature, possiamo applicargli le contromisure, poi possiamo modificare i motori, possiamo modificare la manovrabilità del velivolo, poi ci sono 11 livree, poi ovviamente ci sono le verniciature così da modificare il colore del velivolo, poi possiamo applicargli la propulsione. Poi a questo velivolo possiamo applicargli le armi, tra cui le bombe, le torrette frontali e le torrette posteriori. Queste sono tutte le modifiche che si possono applicare a questo velivolo se modificato all'interno dell'officina aeronautica del proprio hangar. Provando questo velivolo, come già si poteva immaginare dalla sua enorme grandezza, viaggia molto lentamente e non capisco per quale motivo questo velivolo debba valere tutti questi soldi. Se volete un consiglio riguardo questo velivolo, vi consiglio di non acquistarlo perché secondo me non vale tutti questi soldi. Nonostante ho modificato al massimo questo velivolo, è un velivolo molto molto lento e poi ovviamente costa troppo. Sinceramente mi aspettavo qualcosa in più, qualcosa di meglio riguardo questo velivolo. Un consiglio che vi do, soprattutto ai giocatori che hanno pochi soldi, è di evitare l'acquisto di questo velivolo perché secondo me sono solamente soldi spesi male. E niente ragazzi, questo è il nuovo velivolo che Rockstar ha aggiunto questa mattina su GTA Online. Sotto i commenti di questo video vi invito a commentare con un vostro parere, una vostra opinione riguardo questo velivolo, se l'avete provato, come vi sembra e se l'avete acquistato. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orco Verde ci vediamo al prossimo video, bella!